meno male, ma ci potremmo mangiare pane e sale. E se tenete qualche pegno al monte di pietà che non superi il valore di 3 ducati, lo potete ritirare. Avete capito? Bravo, carità. Africa. Adesso che c'è Garibaldi, io ti caccio di cose, sono libero. Scusate, ci siamo già visti da qualche parte? Ma certamente, io sono Alberto Mario. Lei cercò invano di farmi arrestare mentre cercavo di raggiungere Garibaldi in Sicilia. Ma come vede sono ancora qui. Posso esserle utile, ammiraglio? Generale, per carità, aiutate. Meno male che ci stanno. Signori, vi prego, dateci il tempo di respirare. Eccellenza, scusate, sono 20 anni che abito nelle grotte di Monte Calvario. Per piacere, facetemi respirare un pochino l'aria pure a me. No, un momento, generale. Ammiraglio Persano. Ma che bella sorpresa. È molto che aspettate. È un'ora. Nessuno mi ha detto niente. Scusate. Prego, accomodatevi. È un piacere rivedervi. Sono subito da voi. Dove devo firmare? Qui. Sempre con questi baci e basta. Giuseppe Garibaldi, voi avete firmato un documento storico. Prima di voi soltanto Clemente XIV ebbe il coraggio di abolire la famigerata Compagnia di Gesù. E fece una brutta fine. Gli diedero una polpetta avvelenata. Ma voi non siete papa. Ci mancherebbe solo questo. Signori. Sono subito da voi, ammiraglio. Chi siete? Non potete entrare. Lasciatemi passare, devo conferire immediatamente con il generale. Che succede? Generale. Ah, finalmente, vi stavo aspettando. Quando siete arrivati? Non c'è tempo da perdere. Le cose sono precipitate e io immediatamente sono venuto per avvertirvi. Voi dovete proclamare subito la Repubblica. Giù al porto, accanto al mio panfilo, si sono ancorate alcune navi da guerra della Marina Sarda. Pardon? Buongiorno. Ah, Emma. Ecco Emma, ve la ricordate, vero la mia Emma? Scusate, ma non vi avevo riconosciuta in divisa d'ammiraglio. Posseggo una nave. Mi è sembrato giusto vestirmi così. Mi piaccio. Siete splendida. Lasciate allora che vi presenti il comandante in capo della Marina Sarda, l'ammiraglio Persano, un vostro collega. Come collega? Generale, scusate. Scusate. Che c'è? Niente. Signore, io non vi permetterò di sciupare l'impresa del generale Garibaldi. L'eroica impresa dei 1000 alla quale ho collaborato con scritti e azioni. Ma chi è? Chi sono? Io sono Alessandro Dumas. Ah, il conte di Montecristo. Mica solo quello. Anche i 3 moschettieri. Ah, vedo con piacere che mi scambiate con un personaggio di mia invenzione. Ma questo succede spesso. L'autore si identifica con il personaggio e anch'io, in un certo senso, sono un vendicatore. E odio i Borboni di Napoli. Mio padre, generale di Bonaparte, al ritorno dalla campagna d'Egitto, fu catturato dai napoletani e imprigionato a Brindisi. E qui, in carcere, mon pauvre père fu ucciso lentamente con il veleno. Mais à vous, messieurs, cela ne vous intéresse guère, ce que je raconte? Ecco, volevo dire che io non agisco per motivi personali, ma sono assolutamente convinto che senza l'avvento della Repubblica, una grande Repubblica universale che abbatte i confini nazionali, l'Europa irà au désastre, pardon, l'Europa andrà al disastro. Adesso comincio a capire chi siete. Scusate, Emma, se vi interrompo. Voi non interrompete nulla, signora. Mi chiedono dalla capitaneria di porto perché le vostre navi hanno i cannoni puntati verso questo palazzo. Ma che cos'è? Carnevale?
signore in uniformi militari, un frate vestito da pazzo, uno scrittore che va farneticando di repubbliche universali. Non sottovalutate Dumas. La sua penna può condizionare l'opinione pubblica di mezza Europa. Ma è con questa gente che voi fate la guerra? Beh, non avete ancora conosciuto gli altri. Le preoccupazioni del governo di Torino dunque non sono infondate. Anche la flotta inglese sta entrando in porto per proteggere i sudditi del Regno Unito residenti in questa città in mano a dei pazzi. E voi? Chi siete venuto a proteggere? Prego? La moglie dello zio del re Francesco, la contessa di Siracusa, nata principessa Carignano, è suddita piemontese. Una flotta per una signora. Gli italiani sono sempre molto galanti con le signore. Ammiraglio, il mio prossimo obiettivo è Roma. Come devo considerare la vostra presenza? Consideratela un richiamo alla lealtà. Voi sapete benissimo che il governo di Torino è contrario a questo progetto. Io resto fedele al programma Italia e Vittorio Emanuele. E voi sapete benissimo che l'Italia senza Roma e Venezia non esiste, non ha senso. Riferite dunque che io andrò a Roma anche se Cavour è contrario. Allora credo che non abbiamo altro da dirci. No, un momento. Dove diavolo è andata a finire? Sembra che l'ho fatta apposta a nasconderlo. E con questo, tutte le navi da guerra e mercantili, gli armamenti, i materiali di marina appartenenti allo Stato delle due Sicilie, vengono aggregate alla squadra navale del Re d'Italia, comandata dall'ammiraglio Carlo Pellion, conte di Persano. A voi. C'è già la mia firma. Vi vedo un po' confuso. Non ve l'aspettavate? No, no. Non è questo. Cioè, voglio dire... Lo ammetto, sono confuso. Anche il re a volte sembra un po' confuso nei miei riguardi dal fumo che gli mette davanti agli occhi Cavour. Ma ve l'ho detto. Io resto fedele al programma Italia e Vittorio Emanuele. Bertani è indemoniato. Dice che se non avessimo regalato la flotta a Persano avremmo potuto attaccare Roma dal mare. E in che modo? Gli equipaggi avevano disertato e non c'erano ciurme per governare le navi. Come avremmo fatto? Invece il generale è stato molto bravo. Regalando a Vittorio Emanuele una flotta che non serviva a niente, lo ha coinvolto agli occhi dell'Europa. Ormai il re e Cavour sono nostri complici. Solo voi mi capite, Jesse. Adesso dovranno seguirmi in capo al mondo. Eccellenza, a che si parte non hanno mai visto una camicia rossa. Cosa rappresentano tutte quelle statue? Che le diano, eccellenza.
È il mito di Atteone, il cacciatore che Diana trasformò in cervo. Quello che cos'è? Chile è il palazzo più grosso del mondo, è a Reggio Caserta. Andiamo a vedere. E se fosse occupata dai borbonici?